Uno degli articoli che proponiamo alla lettura assieme ad altro materiale ha il titolo Insegnare gli insegnanti, e voi l'avete in disposizione sia in lingua originale che tradotto, ed è un articolo che viene dalla divulgazione, cioè da giornali americani, prima di tutto anzi inglesi diciamo, ma parla soprattutto degli Stati Uniti. Innanzitutto farei notare come la differenza tra i media italiani e il resto del mondo, cioè questo è un articolo che si trova, è possibile leggere su un settimanale in lingua inglese. Non mi vengono in mente molti esempi di settimanali in lingua italiana dove ci siano articoli del genere. Allora, il tema insegnare agli insegnanti offre due aspetti abbastanza strani per la realtà italiana, a cui molti di voi potrebbero obiettare con reazioni di fondo. Primo aspetto, insegnare agli insegnanti è un business, cioè si costruiscono università private, sponsorizzate da corporation, comunque attività di business, che si dedicano a insegnare agli insegnanti. Questa per noi è un'attività ovviamente straordinaria, noi abbiamo sempre, diciamo, in Italia l'idea tutto debba originare da attività pubbliche incoraggiate dalla politica, l'idea che si possa fare del business insegnando agli insegnanti è un'idea strana per l'Italia. Non solo strana, ma al di più va un altro aspetto, un'innovazione nell'insegnamento degli insegnanti, cioè perché c'è il business, perché ci sono modi nuovi di insegnare agli insegnanti e anche, diciamo, approcci nuovi. E quindi anche un altro aspetto strano per l'Italia è che degli insegnanti, invece di andare a scuole tradizionali, vanno a scuole altamente innovative per formarsi a fare gli insegnanti. Ci vogliamo mettere un ulteriore aspetto innovativo, che poi questi insegnanti sono riconosciuti come insegnanti. Pensate se in Italia qualcuno iniziasse la sua scuola, il Politecnico di Milano decidesse di fare la sua scuola di addestramento agli insegnanti, l'insegnante non sarebbe un insegnante perché il nostro ministero non riconoscerebbe la qualifica di insegnante. Quindi una lezione di fondo è la notevole flessibilità dei sistemi scolastici, cioè senza flessibilità è impossibile che la scuola resti al passo dei tempi. Se noi aspettiamo che ogni cosa venga decisa a livello ministeriale, portata a livello regionale e poi implementata, non funzionerà. Cioè uno dei segreti per stare dietro alla modernità anche nella scuola è la flessibilità organizzativa normativa. Poi veniamo al merito. Nel primo articolo di questo articolo ci sono vari esempi. Probabilmente più significativo è il primo, quello che si riferisce alla Relay Graduate School of Education, ma ci sono anche gli esempi che seguono, che portano avanti un'idea molto innovativa e assolutamente, che io sappia, sconosciuta nel dibattito italiano. Cioè, va bene le conoscenze di fondo, modelli pedagogici, paradigmi, teorie sul bisogno didattico, teorie psicologiche, teorie di vario genere, però quello che conta quando si fa l'insegnante è saper fare il mestiere. Saper fare il mestiere vuol dire sapere come organizzare l'attività in aula, sapere come gestire la classe, sapere come interagire con la classe, sapere come si fanno le varie cose che succedono nel corso di un'attività didattica, come si danno i compiti, come si dà il feedback, come si parla. Questo è un approccio molto anglosassone, cioè gli anglosassoni hanno, diciamo, interi corsi sul public speaking, sull'argomentazione, sul modo di porsi in certe situazioni. Loro credono molto a una didattica operativa. Da noi nella cultura latina questo fa un po' scandalo, però i risultati sono convincenti a favore degli anglosassoni. Ora qui si dice ci sono molti approcci, non solo questa della Relay Graduate School of Education, che in fondo tirano fuori la conoscenza operativa, cioè la conoscenza che non leggete sui libri di pedagogia, ma che un insegnante bravo acquisisce in 20 anni di esperienza. Loro l'estraggono e la mettono a disposizione dei neofiti, quindi creano delle linee guida molto precise, molto dettagliate su come si fanno le varie attività in pedagogica che coinvolgono un insegnamento, tenendo conto naturalmente del livello scolastico, del tipo di disciplina, ma molto empiricamente, cioè come ci si comporta, cosa si fa, cosa si deve fare, cosa non si deve fare. Noi nella cultura italiana questo può sembrare una cosa scandalosa, ma la realtà sembra dire nel mondo anglosassone che questi insegnanti poi sono bravi, sanno fare il loro
mestiere. Io posso portare una mia testimonianza diretta sulla differenza tra conoscenza operativa e conoscenza di fondo. Quando ho studiato, sono andato a studiare negli Stati Uniti, in una graduate school, avevo già scritto una tesi in Italia su 4 articoli scientifici, quindi ritenevo di saper scrivere con una certa qualità. Quando sono andato a seguire un corso preliminare di inglese di preparazione ai corsi di ingegneria, mi hanno detto che dovevo scrivere un saggio in inglese e mi hanno dato istruzioni molto precise. Dice: prima di scrivere concentrati sulle 3 idee principali che vuoi enunciare, e poi per ciascuna idea scrivile, poi per ciascuna idea sviluppa 3 sottoargomenti a rafforzare il messaggio generale di quel punto specifico e scrivili, e poi aggiungi pochi dettagli, fine. A me è sembrata una cosa quasi offensiva, cioè io sapevo come si scriveva, però devo dire che quella lezione mi è servita moltissimo, cioè ho imparato a sviluppare dei testi molto organizzati, molto pesi, con idee chiare, cioè no, ho imparato che non si comincia a scrivere sperando che poi la struttura si chiarisca, e che se in mente una struttura comunicativa quella si riempie. Quindi devo dire che l'insegnamento operativo, se ben dato, e lasciando i normali aspetti di flessibilità, è molto importante. Ora, l'insegnamento operativo può sembrare inutile per un insegnante esperto, probabilmente lo è, ma attenzione, probabilmente è inutile per un insegnante esperto se le cose non cambiano. Se io di colpo porto il cloud, un documento condiviso, una LIM che non ho mai usato o altri aspetti, mi si chiede di fare un nuovo paradigma come la flipped classroom o qualcosa del genere, allora anche l'insegnante esperto ha bisogno di istruzioni. Quali istruzioni? Quelle di fondo vanno bene, però le istruzioni operative sono quelle che permettono il giorno dopo di andare in aula e fare un'attività. Anche noi come Politecnico abbiamo notato che a volte gli insegnanti, rispetto alla nostra offerta che è di formazione generale, preferiscono delle ricettine molto semplici, che a volte noi possiamo criticare, quelle ricette sono riduttive, però funzionano, il giorno dopo posso andare in aula ad applicarle. Per cui credo che bisognerebbe fare attenzione a questi aspetti di insegnare l'operatività della didattica, che in fondo permetterebbe poi a qualsiasi insegnante, sia nuovo che anziano, poi con calma a ragionare sugli aspetti di fondo. Quindi credo che questo articolo e soprattutto anche gli allegati che vi mettiamo a disposizione sia molto interessante, vada letto con estrema attenzione, cioè in particolare guardate l'allegato che fa vedere il programma con cui loro addestrano gli insegnanti e poi discutiamone in Polyreading. Buona lettura.